Operazione antiriciclaggio Artù, 20 persone in manette in tutta Italia. Ciucci sulla 3 si pagherà il pedaggio. Bovalino premiati col Pericle d'Oro i magistrati Lombardo, Cisterna e Ghielasi. Locri, grande successo per la festa del gelato artigianale. Benvenuti, nuovo appuntamento con l'informazione di Teleradio Sud. Operazione della Guardia di Finanza in tutta Italia, denominata Artù, è disposta dalla DDA di Reggio Calabria per bloccare una maxi operazione di riciclaggio di denaro messa in atto attraverso l'intermediazione di esponenti di spicco dell''Ndrangheta e di Cosa Nostra. 20 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla DDA di Reggio Calabria ed eseguite dalle Fiamme Gialle del Comando di Reggio nei confronti di altrettanti soggetti accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio, alla truffa e alla falsificazione di titoli di credito. CNNews 24. I provvedimenti emessi nella maxi operazione contro 'Ndrangheta e mafia riguardano 20 soggetti rintracciati tra Reggio Calabria, Trapani, Reggio Emilia, Modena, Catanzaro, Palermo, Bologna, Verona e Cosenza. Solo uno fa riferimento ad arresti domiciliari. La base dell'organizzazione è nella provincia di Reggio Calabria, precisamente nella piana di Gioia Tauro. Da qui sono partiti i soggetti che hanno cercato di monetizzare il titolo di credito rivolgendosi a insospettabili professionisti e cercando di coinvolgere contemporaneamente primari istituti di credito nazionali ed esteri. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che il certificato di credito da 870 milioni di dollari era stato aperto nel 1961 ed intestato a Mr. Soekarno, il dittatore dell'Indonesia scomparso nel 71, il cui figlio negli anni 90 tentò invano la scalata alla storica casa automobilistica Bugatti. Per giustificare la legittima origine del certificato di deposito si era addirittura ricorsi al falso espediente di documentare la provenienza attraverso un signore deceduto che avrebbe ottenuto il titolo dal dittatore indonesiano come ricompensa per avergli salvato la vita durante una rivolta avvenuta in Indonesia a metà degli anni 60 del secolo scorso. Io credo che sia questa esagerazione spunta da alcune riflessioni. Innanzitutto la capacità di questa associazione di instaurare contatti, relazioni a livello di direzioni centrali di vari istituti di credito sparsi per il territorio nazionale, pur essendo composta da personaggi assolutamente inattendibili, certo non tali da poter giustificare il possesso di somme di denaro così ingenti. Dall'altro la capacità della Guardia di Finanza di avere impedito che questo titolo venisse monetizzato, che venissero accreditate somme che sarebbero sicuramente sparite all'estero in tempi tali da rendere impossibile qualsiasi altra azione di sequestro, altra azione di prevenzione. Quindi su questo credo che siano queste le due riflessioni da fare. Questo titolo viaggiava su una macchina che mediamente camminava sull'autostrada a 220 orari per arrivare dall'Emilia Romagna in poche ore sulla piana di Gioia Tauro. Ci sono state vorticose telefonate tra me, la finanza e il procuratore Pignatone proprio per decidere il momento e il punto dove fermare questa macchina, perché c'era l'assoluta paura. Pensate che durante il viaggio questa macchina è talmente andata veloce che ha tamponato un'altra macchina, eravamo sui 200 orari e il GPS di sta macchina ci pensavamo fosse guasto, talmente correva veloce sull'Adriatica. Si è deciso di fermarlo sulla piana di Gioia Tauro perché occasionalmente ci doveva essere tipo un cambio di guida, ci doveva essere un pit stop, per usare un termine di Formula 1, dove ci si doveva incontrare con i rappresentanti di questa famiglia della piana di Gioia Tauro. Francesco Fossari, 43 anni, bracciante agricolo, è stato ucciso a colpi di pistola calibro 9 in un agguato nei pressi del cimitero comunale di Mericucco. L'uomo è stato trovato a pochi metri dalla sua automobile, un Audi 3. Sul luogo dell'omicidio sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polistena. È trascorsa senza ulteriori problemi la notte presso il centro d'accoglienza di Isola Capo Rizzuto dopo la rivolta di ieri in cui erano rimasti coinvolti circa 30 immigrati ospiti del centro, carabinieri e polizia. I migranti hanno bloccato anche la circolazione sulla statale 106 nel tratto vicino all'aeroporto cittadino. Negli scontri un agente di polizia è rimasto ferito in modo non grave e due immigrati sono stati arrestati. E c'è stato un incendio nello stabilimento Econet di Lamezia Terme con un ferito. Vediamo CNNews 24.
È scoppiato nella tarda mattinata un incendio nello stabilimento dell'industria Econet, produttrice di lana di vetro e derivati, nella zona industriale di Lamezia Terme, ex Sir. Metà della fabbrica, un capannone di 8.000 metri quadrati, è interessata dall'incendio che ha causato anche un ferito. Indagini in corso per accertare l'origine dello scoppio che ha provocato l'incendio. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco di Nicastro e Catanzaro con due autobotti ed un'unità di comando locale con termocamere. In Calabria il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci che annuncia sulla 3 prossimamente si pagherà il pedaggio. Vediamo il servizio di CN News 24. Questa mattina sull'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci ha incontrato la stampa per illustrare il nuovo tratto autostradale realizzato tra i comuni di Altiglia e San Mango in provincia di Cosenza e per annunciare l'apertura di un ulteriore tratto in prossimità dello svincolo di Palerna dal chilometro 302 al 304 che sarà disponibile a partire da sabato 6 agosto. 240 i chilometri di autostrada finora completati e 148 in fase di realizzazione per un finanziamento complessivo di 7 miliardi di euro. Nel 2010 sono stati investiti oltre 600 milioni di euro e per il prossimo anno sono previsti finanziamenti per oltre 850 milioni. L'ultimazione dell'intero tratto autostradale è prevista per il 2013. Soddisfatto per le cose che stiamo facendo, che rispettano i piani sviluppati. Ovviamente non abbiamo ancora completato il lavoro, quindi sono portato più a vedere le cose da fare e a programmare l'ulteriore proseguimento dei lavori, quindi la soddisfazione dura un attimo e subito dopo si pensa al da farsi. 60 chilometri sono già progettati e devono essere finanziati. Non appena avremo i finanziamenti siamo pronti con i nostri progetti ad avviare subito le gare. ANAS ha un grandissimo impegno in Calabria, sul Salerno-Reggio Calabria, sulla 106 ionica, sia sulla nuova 106 sia sulla 106 storica, se posso chiamarla così, sulla strada della Serre, credo che siamo senz'altro tra i principali investitori in Calabria. Prevediamo, i lavori vanno avanti sulla 106 ionica, noi a settembre apriremo un tratto in prossimità di Catanzaro di una decina di chilometri. Sono lavori molto complessi, molto impegnativi, ricchi di opere d'arte, ricchi di gallerie, in terreni che sono difficili dal punto di vista orografico, dove abbiamo dei patrimoni importanti anche storici, archeologici da difendere, tutte oltre che valori ambientali, ovviamente tutti obiettivi che noi condividiamo, che sono nostri ma che incidono sulla rapidità delle opere. Forse il quinto macrolotto, quello che va da Gioia Tauro fino a Scilla, è il macrolotto più difficile in assoluto di tutti i 400 e rotti chilometri della Salerno-Reggio Calabria, un succedersi senza soluzione di continuità di gallerie e di viadotti, con opere veramente che già singolarmente rappresenterebbero un primato e noi abbiamo invece da fare svariate, un numero elevato. Quindi dicevo fine 2012, inizio 2013 contiamo di completare e saremo pronti poi a inserirci con il ponte sullo stretto che è l'ultimo dei macrolotti della Salerno-Reggio Calabria. 60 lavoratori della società Locrid Ambiente S.p.A. che si occupa della raccolta dei rifiuti in numerosi centri della Locrid si sono riuniti in assemblea per discutere della grave crisi che sta colpendo la società. La mancata corresponsione delle ultime 3 mensilità salariali, si legge in un comunicato, sta causando enormi disagi ai nuclei familiari dei lavoratori. La riunione si è svolta per organizzare una forma eclatante di protesta con la volontà comunque di rispettare l'espletamento dei servizi vista la crisi che a causa dei mancati pagamenti delle amministrazioni comunali sta determinando una crisi irreversibile per la società e per i lavoratori. Al termine della riunione i lavoratori hanno deciso che nei prossimi giorni effettueranno fuori dall'orario di lavoro un'eclatante protesta incatenandosi all'ingresso della sede legale della Locrid Ambiente S.p.A. Lo scopo è quello di sensibilizzare la società che comunque è obbligata a corrispondere le mensilità salariali ai lavoratori indipendentemente dal rapporto con le amministrazioni comunali morose. E siamo a Bovalino, torniamo al Pericle d'Oro, 25esimo anniversario, premiati i magistrati Lombardo, Cisterna e Ielasi, da noi raggiunti e vi proponiamo le interviste. Beh, sono iniziative importanti perché bisogna dare dei segnali ad un territorio come il nostro che ha bisogno di persone che
facciano sentire la loro vicinanza. Sono particolarmente contento perché io sono originario di queste zone e cerco di fare il massimo per farli uscire dall'isolamento in cui purtroppo si trovano da troppi anni. Pensa che questa nostra fascia territoriale abbia la possibilità di riscattarsi, di lasciarsi dietro questa cappa, diciamo, di negatività che c'è? Beh, io sono convinto di sì, perché solo chi conosce davvero una zona come la Locride è in grado di apprezzare tutte le energie positive che ci sono e che spesso vengono frustrate da una serie di mancanze. Ci vuole coraggio e il coraggio deve venire anche attraverso queste iniziative. Io spero veramente che ci si riesca a riscattare presto. Sì, è anche il mio 25esimo in magistratura, quindi per me è indimenticabile. Quest'anno sono 25 anni che sono entrato in magistratura, quindi so che è un premio prestigioso, lo sapevo da tempo, quindi quando mi sono stato contattato sapevo bene come collocarlo, in quale dimensione è importante inserirlo. Sono contento perché ovviamente sono momenti in cui uno si guarda intorno e coglie che l'importanza di una società che risponde, che è presente, che è molto vigile. Talvolta la gente si pensa si possa imbonire, si possa raccontare ciò che si vuole, invece tanta gente è informata, capisce, ha consapevolezza, e questa è una cosa che dà soddisfazione. Cosa significa fare legalità qui nella provincia di Reggio Calabria, nella Locride in particolare? Vuol dire separare il bianco dal nero e non far sì che tutto sia grigio, che conviene a molti, che non ci sia indistinzione. Bisogna capire che la maggior parte della gente della Locride è gente per bene, che lavora onestamente, che ha bisogno di lavoro, ha bisogno di solidarietà sociale, di essere sostenuta in percorsi di vita anche complessi, e che la mafia è una delle più gravi situazioni che si possono determinare, ma che la gente è vittima e non è correa, che la gente è succube e non è complice, mentre qualcuno avrebbe interesse a mettere tutto in un calderone dove puoi pescare come in un cilindro magico il colpevole di turno. Una domanda giornalisticamente gliela devo fare: l'amarezza degli ultimi giorni, la gioia di questa sera, possiamo dire? L'amarezza degli ultimi giorni, un'amarezza ingiustificata, un'azione proditoria, come dico io, comunque finché c'è il procedimento in corso non ne parlo. Quando finirà questo processo naturalmente avrò modo di chiarire anche a me stesso quello che è accaduto. Mi si dice che si tratta di atti dovuti e io credo che sia dovuto attendere. Sì, beh, sono manifestazioni che è opportuno coltivare, intensificare nel tempo per coltivare quello che io amo definire il vizio della memoria, per ricordare le cose positive della nostra terra e anche la nostra ascendenza dalla Grecia, tramite la Magna Grecia. E Pericle, qui intitolata questa manifestazione, sappiamo che è stato un grande statista, un grande condottiero che aveva il culto della legalità, e la legalità sappiamo che è il cardine di uno Stato di diritto, che però si aggira tra tanti ostacoli nella nostra Italia, e speriamo che possano superarsi con la buona volontà e la cooperazione di tutti. Le è pesato il fatto di dover lasciare Locri dopo tantissimi anni? Beh, mi ritrovo in un'altra provincia, in un altro distretto, non si può considerare certo terra straniera perché sono in Calabria, sono un calabrese, anche se mi considero innanzitutto uomo della Locride, originario di Bianco. Io gran parte della mia professione l'ho svolta tra Locride e Reggio Calabria. Diciamo che un po' mi è dispiaciuto, è chiaro, allontanarmi dalla terra alla quale ritengo di avere profuso molte delle mie energie professionali non è stato un fatto molto piacevole, però è dipeso da una legge dello Stato che io considero poi tutto sommato positiva, cioè la temporaneità degli incarichi direttivi. Io avevo svolto la funzione di Presidente del Tribunale di Roma per 15 anni, il limite massimo era 8, quindi mi pare che tutto sommato erano maturati i tempi. Grande successo a Locri per la festa del gelato artigianale. Ascoltiamo il delegato della SCOA, l'avvocato Fabio Mammoliti. La SCOA è l'associazione che ha organizzato questa bella manifestazione che si è svolta nel fine settimana scorso a Locri. La manifestazione ha avuto un esito più che positivo, direi inaspettato, anche perché si trattava della prima edizione e quindi non sapevamo effettivamente l'impatto e quindi il riscontro sull'opinione pubblica.
Siamo soddisfatti di quello che è alla fine l'esito delle tre serate. Si tratta in realtà poi di una valorizzazione di un prodotto artigianale che da tempo ormai all'Ocri riteniamo sia un punto di eccellenza da parte delle gelaterie e delle pasticcerie locresi. E questo testimonia anche l'ampia aderenza che hanno avuto gli artigiani del luogo, 12 gelaterie che hanno aderito convintamente e hanno svolto il ruolo di protagonisti di questa iniziativa. Come tradizione arte, il nome dell'iniziativa vuole testimoniare. L'iniziativa appunto vuole essere l'unione delle tradizioni e delle arti dei singoli luoghi della Locride, quindi di Locri, di Siderno, anche di altri paesi, ma cominciamo da Locri per dare un giusto risalto a un prodotto che riteniamo che sia eccellente ed apprezzato. L'appuntamento per l'anno prossimo già si manifesta un certo fervore da parte anche dei protagonisti per organizzare al meglio la prossima edizione e da qui a breve sicuramente faremo delle prime riunioni per organizzare. La SCOA ha avuto il ruolo di ente organizzatore, la SCOA da anni segue la categoria dell'artigianato, dei commercianti, da 30 anni è un'associazione che opera sul territorio e ha una certa ha svolto un proprio ruolo in positivo, oggi continua a svolgerlo essendo vicine agli artigiani del luogo e cercando di proporre qualcosa di positivo per il territorio. Ma certamente è un gelato artigianale, per cui ogni bar ha qualcosa di particolare dato dalle maestranze del posto. E ora parliamo della finale del Magna Grecia Film Festival, ce ne rendono conto i colleghi di S1 TV. Il commovente racconto della drammatica esperienza vissuta a Nasiriyeh, in Iraq, dove il 12 novembre 2003 un attacco terroristico sventrò la base italiana dei carabinieri, seminando la morte anche tra i civili, ha vinto l'ottava edizione del Magna Grecia Film Festival. 20 sigarette, infatti, il titolo del film diretto da Aureliano Amadei, sopravvissuto a quella strage, al quale la giurata Silvia Scola ha consegnato la colonna d'oro per la miglior opera prima. Gianfrancesco Lazzotti invece si è aggiudicato il premio per la migliore regia con Dalla vita in poi. Gianfelice Imparato, interprete del lungometraggio di Paola Randi Into Paradiso, ha ricevuto la colonna d'oro per il miglior attore protagonista dal regista e critico cinematografico Marco Giusti, mentre ancora Amadei ha ritirato il riconoscimento per la migliore attrice protagonista per conto di Carolina Crescentini, da lui guidata in 20 sigarette. Gianluca Curti è stato insignito dal regista Mimmo Calopresti del premio per il miglior produttore per Tatanka di Giuseppe Gagliardi. A Massimiliano Bruno ed Edoardo Falcone è stato assegnato il premio per la miglior sceneggiatura per la pellicola Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno. Corpo Celeste di Alice Rockwacker infine rappresenterà il cinema italiano al Festival francese di Annecy. L'ottava e ultima giornata del Magna Grecia Film Festival 2011 si è aperta con la proiezione di alcuni cortometraggi del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, in omaggio all'indimenticato maestro del cinema italiano Mario Monicelli, al quale il direttore artistico della rassegna Gianvito Casadonte ha dedicato la serata, e della sintesi di un corto, Giovine Italia, di Francesco Calogero, realizzato dal liceo classico Francesco Maurolico di Messina. Dopodiché Casadonte è salito sul palco per condurre, alla presenza delle autorità civili e militari, di autorevoli addetti ai lavori, il gran galà delle premiazioni, affiancando la giornalista RAI Chiara Giacomelli, che l'11 agosto prossimo proporrà su RAI 1, alle 23:20, uno speciale sull'articolata manifestazione soveratese. E siamo allo sport. Atletica, un reggino, Consolato Costantino, tiene testa ai keniani. Reggio TV. Allora, innanzitutto complimenti, un reggino che riesce addirittura a tenere testa ai keniani, un sogno che si avvera. Infatti, un sogno veramente, non pensavo arrivavo fino a... riusciva ad eliminare tanti atleti così forti, perché è una gara a livello internazionale, quindi meravigliosa. Non è certo questa la tua specialità, eppure sei riuscito, è anche una questione di tattica, l'hai interpretata anche bene. Sì, sì, tattico soprattutto perché alla fine eravamo tutti a pari livello, quindi negli ultimi 50 metri si gestiva la gara. Fortunatamente sono riuscito a togliere anche qualche
qualche marocchino, keniano, che loro sono sempre più quotati. Fanno tutti i giorni queste gare, quindi... E questo però rappresenta anche un test superato, un esame di maturità per te, forse anche la consapevolezza che puoi giocartela davvero con tutti. Senz'altro, credo che sia una delle mie migliori gare questa, senza ombra di dubbio. Speriamo che la prossima ci sarà anche qualcosa di migliore. Adesso è una bella responsabilità perché stasera hai dimostrato che puoi stare tra i grandi. Sì, sì, sì. Infatti ora anche l'allenatore ha detto che dalla prossima inizieremo sempre più duri, quindi ora vediamo. Complimenti ancora. Grazie mille. La Regione Calabria e il Comune di Casignana presentano Magna Grecia Teatro Festival, itinerario teatrale nei siti archeologici della Calabria, direzione artistica Giorgio Albertazzi. Villa Romana di Casignana. 4 agosto 2011, ore 21:30, La Signora delle Vigne di Yannis Ritsos, coreografia e regia di Simonetta Pusceddu. 8 agosto, ore 21:30, Associazione Culturale Mondo Estremo Croton Lockroy e La Barca di Enea, progetto e drammaturgia di Giorgio Albertazzi. 11 agosto 2011, ore 21:30, Balletto Civile, scena nuda in collaborazione con Fondazione Teatro 2, presente Respiro, concerto fisico per donne in acqua, regia di Michela Lucenti. 13 agosto, ore 21:30, Mistras, MDA presentano Cassandra con Elisabetta Pozzi. 18 agosto 2011, ore 21:30, Compagnia Ilaria Drago, Antigone Pietas, polifonia elettronica per una resurrezione possibile. Primo studio, testo, voce, ideazione scenica di Ilaria Drago. 22 agosto, ore 21:30, Teatro Biondo Stabile di Palermo, le voci di Didone con Galatea Ranzi. Si ricorda inoltre che la Villa Romana di Casignana è aperta per visite guidate tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle 19:30, il sabato e la domenica dalle 17 alle 19:30, con la possibilità di ammirare mosaici inediti. Oggi c'è un movimento che apre nuove strade, nuova Opel Corsa. Nuova Opel Corsa, il movimento si fa strada. Tua a 9.500 euro. Opel, wir lieben Autos. Scopri la gamma completa Opel presso la concessionaria Archinà, Corso Garibaldi 380 Siderno, telefono 0964 38 89 40. Un minuto d'attenzione, prego. C'è una grande novità. Gioie di Casa e Alta Moda Tessile, insieme per offrirti il meglio. Da Alta Moda Tessile, in Corso Vittorio Emanuele, potrai trovare vasta scelta di tessuti per cerimonia uomo-donne, corredo dalle griff più prestigiose, lino Bellora, Giori, Graziano, Telene e in esclusiva per la Calabria. Tessuti moda firmati Ermenegildo Zegna. E non è finita qui. Gioie di Casa by Alta Moda Tessile in Corso Garibaldi vi aspetta per regali, casalinghi, complementi d'arredo, lista nozze e molto altro per vivere con gioia ogni ambiente della tua casa. Alta Moda Tessile e Gioie di Casa, da decenni al tuo servizio con serietà, efficienza e cortesia. A Siderno, Reggio Calabria, telefono 0964 38 18 57 e 0964 34 26 20. Thank you.
Il graduale consolidamento dell'alta pressione si farà sentire soprattutto in merito alle temperature, che risaliranno ulteriormente portandosi su valori decisamente consoni alla stagione. Ben pochi gli addensamenti diurni attesi sui rilievi, con il bel tempo protagonista fino almeno all'inizio della prossima settimana. Anche per questa sera è tutto. Grazie per averci seguito, amici telespettatori. Un buon proseguimento con le nostre trasmissioni. Arrivederci.